12 e 13 luglio, 12 e 13 agosto, questi due appuntamenti con Atria a Tavola, una delle più accreditate rassegne di enogastronomia della regione, più volte premiata con la medaglia del Presidente della Repubblica. Un trionfo di profumi e sapori delle terre abruzzesi, vini, salumi, formaggi, olio, dolci, miele, erbe aromatiche, liquori, tartufi, zafferano e la rinomata liquirizia. Il tutto nell'incantevole cornice del centro storico della città ducale. Le manifestazioni che organizziamo e soprattutto le Atria a Tavola servono a valorizzare appunto quelli che sono gli aspetti culturali e monumentali della nostra città. Atria a Tavola è la più importante, diciamo, è quello che porta maggiormente pubblico ed è per questo quest'anno che la manifestazione ha veramente assunto una rilevanza nazionale grazie ai finanziamenti della Regione Abruzzo, del GAL Leader Terramano, che sono i contribuenti più importanti di questa edizione. Ci sono stati anche dei partner che ci aiutano ad organizzare l'evento, contribuiscono appunto ad allestire stand con i loro associati all'interno della Via del Gusto. La Via del Gusto è appunto Corso degli Adriano, dove tutti gli espositori, più di 25 espositori, faranno ammirare e assaggiare al grande pubblico le prelibatezze del nostro territorio. Sì, una particolarità che ci contraddistingue sin da subito, quella di proporre l'evento sia a luglio che ad agosto per far assaporare meglio, soprattutto a chi viene sia in vacanza a luglio che ad agosto dalle nostre parti, un evento che richiama ogni anno migliaia e migliaia di visitatori che quest'anno molto probabilmente supererà la quota dei 50 espositori.